Salve a tutti amici di Marcos Box, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere intorno al mondo open source. La puntata di quest'oggi la voglio dedicare a commentare con voi una notizia che ho pubblicato un paio di giorni fa sul mio blog. La notizia riguarda l'avvio del passaggio al software libero della regione autonoma dell'Estremadura, una regione della Spagna. Che cosa è successo? È successo praticamente che il governo di questa regione ha deciso di convertire ben 40.000 computer, i computer utilizzati nella pubblica amministrazione locale, a Linux, adottando una distribuzione Linux realizzata ad hoc per l'occasione. Linux è anche a LibreOffice come suite di produttività. Il governo prevede di riuscire a convertire questi 40.000 PC, la maggior parte, entro la fine del 2013, quindi si tratta di un passaggio che sarà rapido. Secondo le stime, la regione dell'Estremadura risparmierà ben 30 milioni di euro l'anno. Sì, amici, avete capito bene, 30 milioni di euro l'anno su un parco macchine importante, ma comunque limitato a una singola regione. Ora, voi immaginate che cosa significa un risparmio del genere? Significa innanzitutto che è un risparmio che si può che si verifica ogni anno, quindi non è un risparmio una tantum, nel senso non ho comprato la licenza per quest'anno, quindi ho risparmiato i soldi. No, questo risparmio è costante nel tempo. Una voce di bilancio, questi soldi possono essere destinati per qualsiasi tipo di attività, assistenza sociale, oppure le attività di altro tipo, attività dirette proprio alla popolazione. Questa, secondo me, è la via da percorrere per poter portare il software libero all'interno degli organi di Stato, regioni e tutto il resto. Questo non è il primo, però, grande progetto di migrazione verso il software libero. Voglio ricordare con voi altri due grandi casi: il caso della Gendarmeria francese, che ha passato 90.000 PC, risparmiando, se non ricordo male, 2 milioni di euro, almeno quando scrissi l'articolo era così, poi nel tempo sono aumentati appunto i computer, quindi il risparmio è aumentato. Oppure, sempre all'anno, ci tengo a precisare, oppure il caso del comune di Monaco di Baviera, che ad oggi ha passato a Linux 13.000 PC, con un risparmio di 4 milioni di euro l'anno. Grandi progetti, come ben potete vedere, che portano grandi risultati in termini economici. Oltre a questo, c'è da dire che l'impiego e la diffusione di software libero ha anche altri vantaggi per la pubblica amministrazione. Ad esempio, se noi adottiamo dei formati liberi, non siamo più dipendenti da Microsoft o da chi che sia per la gestione del formato. Formati standard, formati che possono essere letti da qualsiasi applicazione, siamo svincolati appunto dal produttore. A tutto vantaggio. Per non parlare appunto del fatto che avendo a disposizione il codice sorgente delle applicazioni, avendo il controllo diretto sul sistema, è possibile anche sviluppare delle soluzioni specifiche. È quello che ha fatto appunto la regione dell'Estremadura, perché la regione dell'Estremadura, partiamo dall'inizio. Già sotto il governo precedente, la regione dell'Estremadura aveva migrato 70.000 PC in dotazione alle scuole secondarie e 15.000 PC del settore sanitario, e li aveva dotati in una distribuzione chiamata New Linux X, New Linux. Ecco, scusate, era la parola di prima. Successivamente, nel 2012, il governo dell'Estremadura ha capito l'antifona e ha detto: cacchio. Evidentemente ha pensato: ho risparmiato, ci sto guadagnando, perché non estendere questa scelta a questo tutto in larga scala? Così che ha inventariato tutte le macchine gestite dalla pubblica amministrazione dell'Estremadura, e ha inventariato anche i software, questa cosa è importante, i software utilizzati dai propri funzionari. Ha iniziato così una sperimentazione. Si è avviato il progetto di una distribuzione chiamata SysGobex, che praticamente non è altro che una derivata di Debian, con alcune peculiarità, come ad esempio appunto la possibilità di avere applicativi che possono soddisfare le necessità
di utilizzo dei funzionari, di chi deve utilizzare appunto il computer. Questa è la via. Badate bene, che già adesso vengono sviluppati dei software ad hoc, per esempio il caso faccio sempre l'esempio del catasto. Il catasto utilizza un sistema realizzato dalla Sogei, se non ricordo male, che appunto sono dei software che vengono realizzati appositamente per funzionare, però purtroppo soltanto su piattaforma Windows. Quindi la stessa cosa, cioè voi commissionate il software, lo potete commissionare anche a Michele per farlo funzionare su Linux. Non c'è questo problema. Oppure per renderlo multipiattaforma, non c'è questo problema insormontabile che dicono alcuni: eh no, ma i software vengono sviluppati soltanto per Windows, un motivo c'è? No, non c'è nessun motivo. Non c'è anche il passaggio, dire alla ditta: voglio il software che mi funziona su Linux. Non è un chissà che cacchio ho detto, cioè un'eresia, non è una spesa aggiuntiva. Se tu, io te lo commissiono a te, faccio il bando di gara, sei tu che me lo devi realizzare, cioè. Così come me lo realizzi per Windows, quindi non è che c'è una differenza di prezzo e cazzate varie che si inventano ogni volta i detrattori. Come dicevo, appunto, questa distribuzione avrà LibreOffice come suite di produttività. Potrà essere utilizzata per diversi ambiti, appunto, si potrà interfacciare al sistema informatico locale per la gestione delle ricette mediche, può essere controllato in remoto, quindi non c'è più necessità di effettuare manutenzione e aggiornamenti con tecnici locali che appalti e subappalti e tutto il resto. C'è una gestione centrale più facile, più snella, più si ha maggior controllo appunto di questo. Mi viene da pensare, maggior controllo che adesso ha la NASA grazie al passaggio Linux, di cui abbiamo parlato nell'altro post. Dicevo, secondo appunto la regione dell'Estremadura, questo passaggio consentirà di snellire i processi interni, ottimizzare le risorse tecniche, ridurre i costi e migliorarne l'efficienza globale del sistema. Ripeto, 30 milioni di euro l'anno. Non sono spiccioli. Sono dati riferiti solamente a una piccola, cioè a una regione. Immaginate che cosa può significare una cosa del genere, un progetto del genere se applicato a livello nazionale, sia in Spagna, che in Italia, che in Francia, in qualsiasi altra parte del vecchio continente. Attraversiamo un problema di crisi monetaria. Abbiamo bisogno di ridurre la spesa pubblica. Perché cavolo noi in Italia non facciamo un passo per copiare quello che stanno facendo i nostri cugini europei? Cioè, l'avete visto? Francia, Spagna, Germania. Loro capiscono le potenzialità, capiscono il gran risparmio che può essere che ci può essere con il passaggio a software libero. Ripeto, perché cavolo di noi italiani dobbiamo essere sempre l'ultima ruota di scorta, che non, cioè gli ultimi fessi che dobbiamo stare attaccati alla bandiera del software proprietario, spendere di più, avere problemi e tutto il resto. Io queste cose non le concepisco. Cioè, c'è il nuovo governo dice che bisogna fare dei tagli alla spesa pubblica. Questo è un taglio che si può fare, un grande risparmio che si può fare. Cioè, cose senza senso. Vabbè. Detto questo, vi lascio al link di approfondimento che metterò in calce da qualche parte con la notizia. Ci sentiamo, ci aggiorniamo alla prossima, perché intendo fare alcuni video, ve li annuncio già, dedicati a Elementari, la seconda beta che è uscita, e fra qualche giorno dovrebbe uscire la prima versione in sviluppo di Linux Mint 15, quindi farò anche un video, cioè una video chiacchierata su queste derivate di Ubuntu. Bene, con questo concluso. Un saluto, ci aggiorniamo alla prossima. Lunga vita e prosperità a tutti. Ciao ciao!